È il No Delivery Day. Niente consegne dei rider in oltre 30 città italiane, con l'invito ai clienti a non fare ordinazioni sulle piattaforme di consegne a domicilio, cresciute in modo esponenziale da un anno a questa parte con la chiusura di bar e ristoranti e la gente costretta a casa per la pandemia. La mobilitazione nazionale è stata organizzata dalla rete Rider per i diritti per porre l'accento sul fatto che in tutta Europa le aziende mettono in regola i ciclofattorini e gli garantiscono diritti, sicurezza e salario. In Italia invece in molti ancora rifiutano il confronto con le organizzazioni sindacali per arrivare a contratti che tutelino i rider. A Napoli è stato organizzato un presidio in piazza Municipio, un blocco stradale che ha creato disagi alla circolazione. Mario Mazza di Rider per i diritti. Oggi siamo qui per lanciare un messaggio alle piattaforme. Abbiamo deciso di aderire allo sciopero nazionale organizzato da Rider per i diritti per dire basta alle nuove assunzioni, basta all'abuso di overserving da parte delle piattaforme, che per avere rider in abbondanza il sabato sera continuano ad assumere. Così facendo noi durante la settimana non abbiamo più consegne, non abbiamo un fisso orario, di conseguenza i nostri guadagni si sono azzerati. Le tariffe sono sempre più basse e così non si può andare avanti. Il contratto siglato il 3 novembre da Asto Delivery UGL ha peggiorato le nostre condizioni lavorative. Non ci ha dato né tutele né diritti. Quindi quello che chiediamo sono diritti, tutele e un lavoro vero. In pratica ci hanno licenziati senza averci licenziati, così non si può andare avanti. Un altro rider. Siamo diventati troppi rider, si devono bloccare le assunzioni perché siamo diventati troppi per strada, non si prende più una consegna, ci mettiamo sotto all'acqua, al freddo, rischiando di scivolare col motorino, rischiando di prendere rapine, l'usura del motorino, ci mettiamo solo soldi di assicurazione e benzina e non stiamo guadagnando più niente. Chiediamo il minimo garantito orario, anche se non riusciamo più a prendere neanche una consegna nel giro di 2-3 ore, chiediamo che si bloccano le assunzioni.